caravale e poi tu la arricchisci con ulteriori notizie, riflessioni, in specie con riferimenti soprattutto all'epoca fascista, per dire fascista. Bene, passo la parola alla professoressa Laura Moscati. Laura. Grazie a Lorenzo Dabak per le parole che testimoniano un'antica, vivissima amicizia. Grazie a Paolo Albazzi per avermi voluto invitare a parlare di questo libro di Mario Caravale. Grazie a Mario Caravale per, diciamo, con cui, di cui avevamo parlato spesso insieme di argomenti attinenti a questo libro. Grazie anche di questo. Nella sua vasta produzione Mario Caravale si è misurato con argomenti specifici e tecnici e con grandi ricostruzioni di temi e problemi della storia giuridica europea. In quest'opera, a mio avviso, egli unisce le due caratteristiche in un disegno di riflessione teorica di grande spessore e in un contesto di ampio respiro tra l'unità e la Repubblica, con particolare attenzione per le vicende del Novecento. Questo secolo che ora è all'attenzione particolare degli storici del diritto e che è stato di recente definito postmoderno, secolo lungo con i suoi interessanti movimenti da Paolo Grossi, in contrapposizione al secolo breve di Eric Hobsbawm. E ho denominato anche Le Mouvement 1900, un'opera appena apparsa sotto la direzione di Olivier Juanjean, volta a mettere in luce come alcuni movimenti del Novecento, la scoperta o l'invenzione del sociale, le modifiche della figura del giurista, si siano imposti con sincronia nei principali ordinamenti occidentali. Con l'opera di Mario Caravale siamo di fronte a una ricostruzione di storia delle idee giuridiche, a una lettura, a mio avviso, nuova e significativa delle dicotomie Stato di diritto, diritti di libertà, a una problematica centrale per lo sviluppo della società civile. Di fronte a tante riflessioni, argomentazioni che si possono portare per presentare un libro di tale portata, io ho pensato di limitarmi a tre momenti, in parte che conosco meglio o che hanno sollecitato maggiormente la mia lettura. Uno, la relativa alla legislazione di guerra nella riflessione teorica, il secondo al ruolo e al pensiero di Francesco Ruffini in rapporto con quello di Alfredo Rocco e di Giovanni Gentile, terzo, il significato e la funzione della comparazione giuridica. Partendo dalla legislazione di guerra, dopo aver accennato, di cui ha anche parlato già Massimo Brutti, l'affermazione dell'idea che lo Stato garantisce la tutela dei diritti di libertà da esso stesso attribuiti e che lo Stato di diritto si autolimita per riconoscere le libertà che vengono inclusi tra per i diritti pubblici soggettivi, Caravale ricostruisce le posizioni della dottrina più rappresentativa del primo Novecento. Con la centralità acquisita dallo Stato nella vita sociale rispetto all'affermazione dell'individualismo del primo Ottocento e alla sua progressiva attestazione nella tutela dei diritti individuali, Caravale approfondisce le principali riflessioni teoriche che si sviluppano intorno alle due nozioni di Stato di diritto e di diritti di libertà negli anni del primo conflitto mondiale. Uno Stato sempre più partecipe della vita dei cittadini con una presenza acuita dall'intervento statale a seguito della legislazione di guerra e con la conseguente limitazione delle libertà statutarie, giustificata dall'eccezionalità dei provvedimenti bellici. Il realismo delle circostanze, autorizzando in nome dell'efficacità a prendere ogni misura ritenuta necessaria, conduce la nazione a portare avanti la guerra senza rispettare gli stessi principi giuridici che pretende di difendere contro le aggressioni avversarie.
La manifestazione più significativa si trova nella serie dei decreti introdotti e ricordati nell'ordinamento attraverso un uso eccessivo della delegazione legislativa, che è caratterizzata dall'intervento pubblico sulla libertà privata, con conseguenze anche nel periodo successivo. Scrive Caravale: Stato, Stato e ancora Stato. Uno Stato sempre più presente nella vita dei cittadini ai quali non rimaneva altro che riconoscere la sua superiorità. In realtà l'incidenza del diritto pubblico con conseguenze della pubblica con ingerenza della pubblica amministrazione si era già manifestata nei decenni precedenti attraverso forme di protezione in vari campi della vita sociale. Con la guerra lo Stato accentra ancora più di sé, su di sé in regola con gli strumenti del diritto pubblico quello che prima era affidato ai rapporti tra privati. Le esigenze della politica sono diventate così prevalenti con la trasformazione di specifici interessi privati in pubblici e con conseguenti mutamenti della natura degli istituti per l'intervento protettivo. Se da un lato la legislazione di guerra applica in vari settori quelle riforme che la dottrina da tempo riteneva necessarie, dall'altro lato la contingenza offre tangibili esempi di un pressante intervento dello Stato nella libertà privata che ha sostituito in vasti campi alla dottrina del diritto pubblico una disciplina pubblicistica, del diritto privato una disciplina pubblicistico-amministrativista. Caravale sottolinea che in questo quadro politico-istituzionale la dottrina italiana continua a discutere sul significato di Stato di diritto e di diritti pubblici soggettivi e privilegia l'autorità dello Stato nel rapporto con la libertà individuale. L'individuo esisteva per la nazione e la sua libertà era in funzione del bene collettivo della società nazionale. Ecco perché l'intervento dello Stato nella società e nella produzione economica del paese è visto dai giuristi come ragione della conseguente limitazione dell'autonomia privata. Si modifica anche la stessa posizione dei giuristi, soprattutto i professori di diritto, che sono sempre più partecipi, molti della nostra facoltà, della vita pubblica, con una chiara volontà di intervenire direttamente nei processi decisionali. L'esito più immediato è quello di essere di fronte a conflitti aperti tra diritto pubblico e diritto privato, secondo la valutazione momentanea del legislatore, in una dicotomia elastica come la storia ha mostrato e come è stato messo in luce di recente da Bernardo Sordi rispetto alla teoria elaborata da Savini che vedeva ben distinti i due rami del diritto. I giuristi giustificano l'intervento del governo con la temporaneità dei provvedimenti destinati alle necessità contingenti. Ma Caravale sottolinea che i principi ispiratori di tale politica si qualificano comunque per una sostanziale recezione di quei principi che avevano ispirato negli anni della guerra quella legislazione caratterizzata dall'intervento pubblico sulla libertà privata destinata a lasciare tracce durature. Caravale offre una posizione centrale al pensiero di Francesco Ruffini nel rapporto con quello di Alfredo Rocco e di Giovanni Gentile, in due anni di particolare significato per il destino delle libertà nel paese, il 1925 e il 1926. Come è noto, sono gli anni in cui sono state promulgate le leggi fascistissime. Sono apparse le opere di Rocco sulla dottrina del fascismo e sulla genesi storica del fascismo e quelle di Gentile su che cos'è il fascismo e libertà e liberalismo, ma soprattutto i diritti di libertà di Francesco Ruffini. Ruffini combatte con coraggio le leggi liberticide dal 1922 e sulla scia del pensiero di Jelinek nell'opera sulla libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo del 1924,
ritiene tali diritti dovuti all'autolimitazione dello Stato e da questo tutelati. Ne emerge una concezione dello Stato che Caravale individua come propria dell'età liberale, condivisa da quei giuristi che si opponevano al fascismo come Ruffo. La confutazione della tesi che individua nella separazione tra Stato e Chiesa la migliore garanzia della libertà religiosa rappresenta una costante del pensiero di Ruffini, proprio di quegli anni, che preferisce sempre un giurisdizionalismo moderno o, come dice lui, aconfessionistico. Ruffini ritorna di lì a poco sul problema nel momento della stipula dei patti lateranensi, su cui esprime un giudizio negativo, soprattutto con riferimento al concordato, che giudica un passo indietro rispetto alla legislazione ecclesiastica dell'età liberale. Un'influenza importante ha avuto il pensiero di James Bryce, a cui Ruffini fa spesso riferimento nei suoi lavori e in particolare proprio nei diritti di libertà. Lo storico, giurista, uomo politico britannico aveva sostenuto che la democrazia fosse l'unico terreno in cui le virtù liberali potessero continuare ad essere coltivate. Proprio a questo concetto Ruffini fa riferimento anche nel suo intervento al Senato e cita Bryce contro la legge sulle associazioni proposta dal governo fascista del 1925 e nella prefazione ai diritti di libertà. Il popolo italiano, scrive Ruffini, continuerà a godere di quelle libertà costituzionali che lo Statuto gli garantiva da più di tre quarti di secolo? Anche in questo la posizione di Ruffini riflette l'atteggiamento che la civiltà liberale ottocentesca ebbe nei confronti del problema religioso. Il rifiuto del confessionalismo e del temporalismo in nome della libertà di coscienza si accompagna al rigetto dei progetti che volevano sostituire alle religioni tradizionali moderne religioni laiche. Anche queste, secondo Ruffini, venivano considerate oppressive della libertà di coscienza, fondate sul primato della libertà individuale, sviluppando un senso di appartenenza e forme di solidarietà collettive. Riflessioni fatte proprio negli anni che abbiamo ricordato, questi anni difficili del suo rapporto con Rocco. Ruffini viene proprio da quest'ultimo sostituito nella Commissione Internazionale della Cooperazione Intellettuale della Società delle Nazioni, di cui era membro fin dall'istituzione insieme ad Einstein e Madame Curie. Sono gli anni in cui firma il manifesto antifascista, si oppone per ben tre volte in Parlamento alle proposte del guardasigilli e soprattutto critica aspramente il discorso di Rocco di Perugia, espressione della sua concezione dello Stato come teorico della dottrina fascista. I diritti di libertà di Ruffini, apparsi nel 1926, sono giustamente approfonditi da Caravale in rapporto con la critica della dottrina tedesca, ripresa invece da Rocco e considerati come derivati dalla volontaria autolimitazione del potere dello Stato, sostenendo l'intangibilità e l'imprescrittibilità di tali diritti. D'altro canto, Ruffini si preoccupa che le sue posizioni, in particolare contro il governo Mussolini, soprattutto dopo il delitto Matteotti, possano incidere nel suo rapporto con Gentile, da lui stesso nominato nel 1917, quando era ministro della pubblica istruzione, nella giunta del Consiglio Superiore. Da te posso dissentire, scrive Ruffini nel 1924, circa la concezione dello Stato, della libertà, ma ho la profonda convinzione che il tempo renderà giustizia alla nobiltà e alla purezza delle tue intenzioni. Concezione dello Stato e della libertà di Giolitti che Caravale ritiene originale, di Gentile, come esito di una tradizione del pensiero italiano risalente al Risorgimento. Ma nonostante
il carattere considerato apolitico dell'Enciclopedia Treccani, appunto diretta da Gentile, il nome di Ruffini che compare in una prima lista nel consiglio direttivo del 1925 poi viene destinato a essere eliminato, forse su volere dello stesso Mussolini. È interessante sottolineare che la legislazione di guerra apre o rafforza la via alla comparazione giuridica. Nella necessità della soluzione legislativa più idonea, il giurista volge lo sguardo a quelle di altri paesi, con particolare attenzione alla dottrina europea e soprattutto a quella francese, che ormai travalica il legame con il mondo tedesco, condizionato dalle stesse ragioni belliche. Uno strumento quindi per arrivare al miglioramento del diritto interno. Dall'opera di Caravale emerge con chiarezza che con la guerra si passa dalla recezione del modello alla sua comparazione. Mi riferisco alla recezione del modello liberale francese del primo Ottocento, condiviso e ripreso dai giuristi liberali italiani. La monarchia costituzionale, infatti, era considerata in grado di conseguire il corretto rapporto tra libertà individuale e sovranità statale. I diritti naturali dell'individuo trovavano nello Stato costituzionale rappresentativo la loro effettiva tutela. Nel secondo Ottocento prevale nella dottrina italiana, ed è messo ampiamente in luce, la recezione del modello teorico della scienza tedesca, incentrata sulla riflessione della natura dello Stato, sul suo rapporto Stato-individuo e sulla nozione di Rechtsstaat, attraverso la traduzione e la conoscenza delle principali opere tedesche e la critica del liberalismo francese. Dalla recezione, anche se talvolta critica del modello, si assiste a partire dalla guerra all'apertura alla comparazione, come si evince dall'analisi delle opere fatta da Caravale, sviluppata nel confronto con le nuove esperienze totalitarie, in particolare con l'ordinamento sovietico e con quello nazionalsocialista, per evidenziarne le analogie e le differenze, soprattutto nella nozione dello Stato con una variegata idea di libertà. Dal pensiero dei giuristi emerge infatti che l'analisi comparativa della teoria insieme a quella tecnica delle fonti e dei progetti normativi in atto è la sola che consenta l'individuazione delle differenze e la formulazione di un giudizio in autonomia. Le due nozioni di Stato di diritto e di diritti di libertà, nonostante le eterogenee posizioni della dottrina, sono per merito di questo importante libro di Mario Caravale un'idea non più incerta ma ben delineata e sono poste nel ruolo che loro compete nell'evoluzione storica del pensiero giuridico europeo contemporaneo. Grazie.